Allora buongiorno, benvenuti a tutti. Cominciamo anche se siamo pochini, però forse questo può facilitare il clima di famiglia, no? Perché queste riunioni non fa mai male, per cui cerchiamo di passare insieme questa mattinata proprio da amici a condividere delle esperienze sostanzialmente. Io intanto mi scuso in anticipo perché non dovevo essere qui. Io ho avuto un messaggio stamattina, poche ore fa, che mi diceva: Vincenzo, il coordinatore non può venire, fai tu. E quindi mi trovo chiaramente un po' spiazzato, impreparato, e quindi mi scuso in anticipo delle gaffe che potrò fare o delle cose che non so dire. Però semplicemente cercherò di coordinare un po' i vari interventi. Quello che è importante non è assolutamente quello che posso dire o che dovrei dire io, ma quello che diranno invece i relatori che sono stati invitati, che sicuramente hanno un livello culturale di preparazione su questo argomento che è assolutamente interessante ed attuale, perché sicuramente è attuale da qualche migliaia di anni e penso che continuerà ad esserlo. Prima di dare la parola però a quelli che si introdurranno nella tematica, passo la parola a degli ospiti importanti. Intanto direi di chiamare qui il nostro cardinale arcivescovo, Sua Eminenza Monsignor Bedori, che si sta onorando della sua presenza. Intervengo volentieri, vi saluto tutti voi che siete benvenuti a questo incontro per poi al centro della nostra attenzione la figura della città santa nei riflessi che da essa si irradiano nelle pagine della letteratura. E questo giustamente in quanto mi sembra una cosa opportuna questo approccio, in quanto Gerusalemme, come peraltro ogni realtà storica, non va colta soltanto nella sua fattualità, ma anche nella storia dei suoi effetti. E questo è appunto quel che voi cercherete in questa mattina. Il mio saluto è solo un pensiero, vorrei confidare un ricordo di come già nelle Sacre Scritture il volto di Gerusalemme accoglie in sé diversi aspetti e dimensioni. Due in particolare mi sembrano importanti e voglio dedicare a ciascuno di essi un brevissimo accenno. Il primo di questi aspetti della città è connesso al convivere nella identità della città, e questo già nel Primo Testamento, il carattere particolarismo che mi fa tutt'uno con il popolo eletto, fino a una identificazione totale che oppone il popolo di Israele e città di Sion a ogni altro popolo e città della terra. E questo convive con un'aspirazione universalistica che soprattutto nei testi profetici vorrebbe vedere raccolte nella città santa tutte le genti. Siamo di fronte a due stanze che potrebbero apparire divergenti, in particolare dell'universale, ma che nel Nuovo Testamento trovano sintesi nell'evento di Pentecoste, da cui da una parte la missione della Chiesa prende avvio da un'effusione dello Spirito che avviene a Gerusalemme, città storica, e questo è in perfetta corrispondenza al mandato di Gesù, di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Questo è all'inizio degli Atti, ma alla conclusione del Vangelo il mandato era appunto cominciando da Gerusalemme. Ma questa effusione dello Spirito nella
la città storica di Gerusalemme, vede bene accolti tutti i popoli della terra, giudei sì, ma, come specifica il testo del secondo capitolo degli Atti, giudei di ogni nazione che è sotto il cielo. E si lascia richiamare come la tensione tra particolare e universale, tra identità e incontro, sia uno dei temi culturali più problematici del nostro tempo. Un'attenzione che però vorrei annotare se vissuta nei termini della opposizione polare suggerita da Romano Guardini, è foriera di vita e novità, perché si oppone alla sintesi massificante e mistificante di questo è l'antitesi a quella che è la visione hegeliana del pensiero di Guardini, come pure è l'antitesi al permanere del conflitto e invece giungere a un reciproco arricchimento e l'accoglienza dell'altro. Seconda prospettiva, Gerusalemme racchiude in sé un'altra tensione, quella tra il presente e il futuro, tra la storia e l'eterno, un'attenzione anch'essa già presente nel Primo Testamento, nella dialettica tra le condizioni storiche, non poche volte misere e osteggiate nel tempo, e l'aspirazione, l'attesa di una città ridente, salvata, trasfigurata. Tensione che percorre l'intero Nuovo Testamento tra l'ancoraggio storico alla prima comunità gerosolimitana e la proiezione verso una città celeste. Un Nuovo Testamento è tanto importante che la Chiesa sia nata nella Gerusalemme storica quanto che tende appunto verso la Nuova Gerusalemme. Ma la Nuova Gerusalemme non è solo un dono atteso dall'alto. Nuova Gerusalemme è anche indicazione della forma che deve assumere il progetto storico dello stare dei credenti nel tempo di fare la città degli uomini. E anche qui, finisco, si incrociano temi culturalmente rilevanti per oggi, in cui ahimè non mancano tentazioni di fuga dalla responsabilità storica e cadute di tensione ideale per difetto di speranza. Ringrazio a tutti coloro che interverranno questa mattina per trattenermi solo ancora per poco, coloro che ci aiuteranno a trarre dai percorsi letterari quanto può illuminare anche queste dialettiche e quindi il futuro della città del mondo. Grazie Eminenza, Alberto Cuore. Siamo a Campi e abbiamo anche l'onore e il piacere stamattina di avere con noi il nostro neosindaco, per cui invito Andrea Tagliaferri a porgere un saluto e a dire due parole sulla sua esperienza relativa a Gerusalemme e so che ha qualcosa di cuore. Buongiorno a tutti. Insomma, sono una lettera uscita pubblica appunto per l'organizzazione dei comunicati, quindi insomma è sempre molto entusiasmante ancora all'interno di questo luogo, insomma di fronte al cardinale che insomma ci sono bisogno di partecipare appunto per il rapporto che c'è con Don Vincenzo, ringrazio per l'invito. Sì, purtroppo appunto non ero potuto seguire perché sono le prime insomma, settimane di risultante, io il comandante ringrazio per la presenza principale, ringrazio per di essere qui, per andare via, insomma, possiamo seguire la mattinata, però mi faceva appunto piacere essere qui. Ecco, a Gerusalemme è stato l'ultimo viaggio prima del Covid, infatti l'ultimo viaggio che ho fatto in Israele prima di non
poter poi più viaggiare, e penso che sarà forse l'ultimo viaggio all'estero per ancora un po' di tempo, visto i nuovi impegni. E devo dire che è stata un'esperienza, insomma, estremamente emozionante, dal primo momento in cui sono sceso, insomma, dal treno, percorso la stazione, preso il primo mezzo pubblico. La sensazione è stata proprio quella di essere un po' accettato nel mondo, sia dal linguaggio che si viveva in quell'autobus, quindi le varie linee, anche sulla bandoletta, l'idea, no? di questa convivenza, di queste religioni si è respirata veramente fin dal primo autobus. E poi, continuando a percorrere le strade, insomma, di Gerusalemme, nei giorni successivi, questa sensazione di essere nel centro del mondo si è, come dire, sempre di più concretizzata. Ma quello che ho avuto veramente forse di più di tutti la sensazione, quello che ho avuto percepito, è stata anche una sensazione di pace, ecco, che non mi aspettavo, perché insomma lo vediamo, no? Solo nell'ambiente che sono le quello che è la storia di quella città, ma in realtà io quello che veramente ho percepito viaggiando nella città santa è stata proprio l'idea di pace, insomma, in realtà di convivenza, di pacifica convivenza tra le varie famiglie. E quindi, insomma, devo dire, è stata un'esperienza estremamente toccante, e purtroppo non ho potuto proseguire il viaggio, insomma, della salsa, ma insomma spero di poterlo proseguire nei prossimi anni, perché insomma ne valga veramente, veramente la pena. E poi forse uno, diciamo, dei momenti che più di tutti mi porterò dietro è sul Monte degli Ulivi la sera alle 5, e con appunto questi canti che rimbombano nella città. È stata estremamente un'esperienza bellissima, assolutamente ripetuta. Insomma, faceva piacere essere qui, grazie per un saluto, poi insomma non ho niente da aggiungere nel merito, naturalmente, degli aspetti teologici, invece spero, insomma, che ascolteremo questa mattina. Quindi, insomma, vi auguro a tutti una buona mattinata, e grazie per grazie di cuore per il nostro benessere, a cui auguriamo buon lavoro, perché sicuramente sarà un impegno serio per chi conosce tanti. E visto che siamo a Campi, abbiamo con noi anche il vicario di Campi, che tra l'altro è anche il parroco di questa chiesa, e quindi Don Marco, un saluto anche a te, che ti tocca. Io mi porrò nel mezzo ci ha detto che è preparato, poi non esagera, quindi, come di quando parla soprattutto di questo, non si può certo confutare niente. Ha parlato della Gerusalemme celeste anche come immagine della Gerusalemme terrena. Credo per un sindaco sentirsi dire questo è anche un impegno a valutare le proprie mosse su come governare la città terrena, guardando un po' di tanto anche a qualcosa di più alto, ed è interessante. Ma a me invece veniva da pensare da parroco, che oggi è il cuore immacolato di Maria, di Centra. Il Salmo 87 dice che Gerusalemme, Sion, è la madre di tutte le nazioni. Non sono esegeta, ma proprio si può studiare anch'io in mezzo. E mi veniva in mente, perché spesso, mi ripeto, tutti là siamo nati. In effetti Gerusalemme è il centro del mondo per questo, perché abbiamo questa radice comune, non solo a livello delle religioni, delle grandi religioni, ma proprio come umanità. Abbiamo al centro Gerusalemme da tenere il cuore, perché tutti là siamo nati. Allora vi auguro in questa giornata di studio, di approfondimento letterario, poetico, di poter ritrovare le radici di tutto questo. E lo facciamo in questa chiesa, che è anch'essa nel mio cuore, non solo perché rientra nel territorio parrocchiale, ma perché ho avuto anche la gioia di celebrare qui per un anno intero, e perché questo è il segno della presenza di Dio nel crocevia degli uomini, dell'umanità. Questo crocevia dove spesso la gente sfreccia a tutta velocità, oppure qualcuno arranca, c'è la presenza di una tenda di Dio che è presente. E quindi la Gerusalemme non è soltanto, no?
quella della Palestina, ma diventa la Gerusalemme dell'incontro con Dio, che è sempre con noi dovunque ci troviamo. Grazie e buona mattina. Bene, grazie davvero Don Marco. E a questo punto entriamo in medias res, veramente. Passiamo. Già i saluti sono stati un qualcosa, secondo me, che ci ha fatto entrare veramente nella tematica della mattinata. E ora passiamo la parola agli esperti. Il primo, spero di non sbagliare nella pronuncia del nome, il dottor Olaf Schom Kirtimuk, ho detto bene? Lo invito, ci parlerà del tema Gerusalemme nella narrativa anglosassona e scandinava. Lui è nato in India da una famiglia induista, è venuto ed è stato accolto nella Chiesa Cattolica nel 1990 e abita a Roma. È uno scrittore, è un copywriter pubblicitario, ha lavorato a New York e Nuova Delhi. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo La Vigilia della Fine, Storia del Petrus Romanus. E io non aggiungerei altro, anche perché, come vi ho detto prima, non ho avuto il tempo materiale di prepararmi su che cosa dire, quindi lascio che sia lui a introdurci nel tema con tutta la sua competenza e la sua esperienza. Prego. Se preferisce seduto. Come? Intanto non leggo di più questo. Si sente, no? Intanto buongiorno a tutti quanti, sono onorato di essere qui presente, in presenza anche dell'Eminenza. E vorrei ringraziare Don Vincenzo particolarmente, perché io sono da 31 anni sto al massimo tedesco, vado a non esco, ma ho avuto molti problemi anche nella vita, grazie, però la ringrazio per insistito che mi dissi. Stavo guardando, avevo preparato qualche altra cosa, per Chiesa mi ispira a dire una cosa. Questo voi intendete come la tenda, però io la vedo quasi come una vela mossa dal vento, così mi sembra, come se fossimo dentro. E questo mi dà una cosa per mettere quello che avevo scritto. Cito la Bibbia perché devo citare, ma sono laico. Nel Cantico dei Cantici, parte 4, versetto 16, dove viene praticamente menzionato due eventi simbolici, uno del nord, freddissimo, che si chiama Aquilone in italiano, e l'altro, austro, che è un vento del sud, è quasi così, volendo. Allora, i paesi del nord venivano chiamati nel Medioevo partes aquilonis. L'idea è che noi saremo battuti da questo vento freddo. E vorrei cominciare un po' con la Scandinavia. Poi ho questa ossessione, anche se sono una persona di inglese, letteratura inglese, però amo la Scandinavia perché è il nome che porto. È strano, sono nato quasi nell'ombra di una chiesa. In India non ci sono chiese di queste dimensioni. Però ce n'è una che è vicino a dove sono nato, che è molto vicino a San Paolo, quindi ho questo nome. Quando sono stato battezzato ho scelto questo nome di essere chiamato Olaf, perché non ero nato per tale importanza. Allora, comincio con questa parte. Vedremo come il passaggio nordico, noi sappiamo tutte le saghe, tutte le storie, tutti i film, incantesimi di Kingi, Rossi, quasi seminali, come diventano loro cristiani attraverso questa quasi un punto del ancora prima di questo poi di Gerusalemme. E questa è una cosa che vorrei parlare. Allora adesso questa parte la leggo. Più che della Terra Santa, per i nordici la Palestina era Jorsalalam, che è un termine nordico, che vuol dire terra di Gerusalemme. Cioè loro non pensavano a Terra Santa, loro definivano proprio questo proprio nell'alto prima di Sant'Agata, 900 anni. Jorsalalam, che voleva dire la terra di Gerusalemme, più che terra santa. E loro avevano ribattezzato Gerusalemme, la loro terra
parola, una parola arcaica nautica, Giorsalin. E dicendo questo nome Giorsalin perché è interessante? Perché vediamo due nomi delle loro città, Jorvik e Uppsalin, che oggi si chiamano Jorvik e Uppsala. Jorsalin, tutto questo era l'aria vichinga all'epoca. E loro, dicendo, battezzandola Giorsalin, come la loro città Uppsalin, la sentivano, questo Gerusalemme, e non sentivano più come novelli categorici che fossero alla periferia della cristianità, ma quasi pensavano di essere quasi al centro, solo potendo pensare a Gerusalemme con questo termine. Infatti, pochi sanno, io stesso non lo sapevo perché ho fatto questa ricerca, il primo sovrano europeo che andò fisicamente a lanciare, non solo con i soldati, non era l'italiano contro era appunto un re norvegese e si chiamava Sigurd Magnusson. Lui era il primo sovrano europeo che va a Gerusalemme per fare la crociata. Gli altri conosciamo di dopo. E infatti loro, quando fa questo atto, lo chiamano, danno un nome a questo Sigurd Magnusson, Jorsalafari, che vuol dire il viandante a Gerusalemme, chi è stato in via di Gerusalemme. E noi vediamo una cosa interessante, che il suffisso wik e vik indica cittadina o una piccola baia. Però il radice germanica Salin, infatti lo chiamo Giorsalin, no? Per questo indica una città vera e propria, non solo, ma indica anche dimora. Ecco, vediamo la dimora che dice, loro hanno voluto chiamare Giorsalin, il soffisso che vuol dire dimora. E non a caso, il Giorsalin fa rima con Uppsalin, che oggi si chiama Uppsala, che sta in Svezia, ed è stato fino a poco dell'ultimo secolo la residenza e il luogo di convenzione dei re svedesi. Di qual è la connessione con questo? La connessione è questa: ancora prima che Giorsalin compaia allora Gerusalemme nel linguaggio nordico, nelle loro fonti nordiche, appare il nome del fiume Giordano, che loro chiamavano Giordanar, e appare nel riferimento a questo termine Giordanar Grammar, che è il re di Giordano con cui loro indicavano Cristo. Quindi praticamente Giorsalin suonava anche come dimora, non solo di Dio, ma dimora del re, di Cristo re. Questo era il doppio significato. No, mi sposto qui, adesso va bene, spostiamo il microfono, alza la voce, ok. E Sigurd, e seguirono a Sigurd altri re conti che lungo il corso del XII secolo portarono in Scandinavia le cosiddette reliquie della vera croce. Cosiddette reliquie, lo sappiamo che non sempre lo erano, però venivano pensati come fossero. E perfino pietre e polvere della città santa, cioè di Gerusalemme. E trasferendo con esse, o meglio traslatando, come diciamo nei termini ecclesiali, ai santuari e cattedrali del nord la sacralità di Gerusalemme. Già nel secolo precedente il successo della battaglia navale di Nesjar, e quasi nella loro, la storiografia nordica, c'è questa battaglia che un po' sarebbe come fosse la nostra battaglia di Saxalugra, dove il fatto che Costantino vinse poi cambiò la storia. Un po' per loro questa battaglia navale, che io ce l'avevo tutti
immagini, però è possibile vedere. Esatto, sarebbe uno dove Finlandia e, no, e lì c'è un fiordo che si chiama, c'è ancora, Nesjar, dove ci fu questa battaglia. E il, visto questa battaglia fu visto come il trionfo di Cristo sui vichinghi pagani, soprattutto per opera di chi? Islandesi, che sono anche loro, sono islandesi. È strano, questa isola in 999, per decisione parlamentare, erano quattro gatti allora, adesso però comunque l'intero popolo, che loro al tempo, il loro parlamento più antico, decidono di tutti diventare cristiani. In 999, questa battaglia è del 1817. E, un, e loro hanno questo, un, avevano una forma poetica che si chiama scaldo, però non so che in italiano scaldo sono strano, però è quella K, una parola islandese, che è un, una specie di poesia eroica. Quindi un scaldo, un poeta di corte di questo re che vince, che la pubblica allora, e lo interpretò, perché lui era già cristiano islandese, che questa battaglia fosse la vittoria di Cristo sui vichinghi pagani, erano sempre vichinghi tutte le due parti che lottavano. Allora, lui si chiamava, questo poeta si chiamava Sigvatr Thorsson, e lui tinse la rientrata vittoriosa di questo suo re, Olaf II, che anche il padre era cristiano, però non era riuscito a fare molto. So, Olaf II Haraldsson a Nidros, dove adesso c'è anche il luogo di sepoltura enorme, in cattedrale. E questa, lui lo interpretò come Cristo che dirompe a Gerusalemme. Cioè lui proprio dice, io adesso non posso citare perché è lungo, però questa è la sua poesia, che lui dice questo Olaf, nostro re entra, era il porto più vicino al luogo della battaglia, come Cristo entrò in Gerusalemme. Interessante qual è? La battaglia succede, accade il 25 marzo del 2017 ed era domenica di domani di quell'anno. Quindi possiamo benissimo immaginare un poeta che è già cristiano da almeno 20 anni, quasi 20 anni, come lo vede, che non è casuale questa data. Infatti questo Sigvatr, perché forse ancora vescovi altri non c'erano, sarebbero mandati con dopo da Roma qualche anno, lui in quella, quindi prima di Pasqua, nella vigilia di Pasqua, lui in battezza il figlio del re, che poi sarebbe dopo la morte del padre. E il, Olaf II viene lui viene fatto santo, canonizzato da Papa Alessandro III qualche decennio dopo, con l'appellativo Rex Perpetuum Norvegiae. Ecco perché lui è diventato il santo di tutta la Norvegia, tutta la Scandinavia. Infatti la chiesa di Sant'Olaf, vicino a cui sono nato io, era fondata dai danesi nel 700. La cosa che a me molto interessa e mi piace ovviamente fatto che Sant'Olaf è l'ultimo santo, che è santo sia per i cattolici, per gli ortodossi, per i luterani, per gli anglicani, per tutti i quali. È l'ultimo santo che è santo per tutti. E il suo mio onomastico e la sua data è esattamente un mese dopo che è 29 luglio. Quindi, allora qui vorrei terminare questa parte. Questa mito poiesi della Gerusalemme, cioè il trasportare il mito di Gerusalemme nelle proprie terre, no? Attraverso pietre, ma anche
reliquie della croce, altre cose, era più potente della politica, perché Santola riesce, inizia la unificazione. Questi popoli non è che si sentivano tutti, diciamo, una cosa, lo sentono dopo, attraverso il diventare cristiano. Allora, era l'unica concezione questo trasportare Gerusalemme in proprie terre, più potente della politica, unica concezione capace di fondere antico, attuale, alieno, indigeno, per inventare una nuova identità nordica, monoteista, pronta a respingere quella accollata dai molti monaci marchianti precedenti per gli scontri che aveva con questi pirati vichinghi. E loro infatti potevano adesso dire che sì, meteorologicamente è sempre l'aquilone che soffia qui, però adesso c'è anche il vento dolce, portatrice della vita, il latore dei doni di dolcezza, quello austro che poi noi associamo allo Spirito Santo. Vorrei adesso venire in 5 minuti. Ovviamente devo parlare anche di inglese perché è la mia materia. Quindi una cosa che mi è interessata di nuovo, questo non lo sapevo, una parte lo sapevo, secondo me non lo sapevo. Shakespeare, qual era il di Shakespeare? Molto probabilmente cattolico, perché lui non era, ci sono molte cose, era lui, la sua parrocchia a Londra si chiamava Santa, questo parte lo sapevo. E da quello che ho scoperto mentre stavo facendo le ricerche, anche Santa, la parrocchia che c'è ancora, una piccolissima chiesa, era una delle pochissime parti di Londra che hanno sopravvissero al famosissimo rogo di Londra del 1666, che quell'anno 1663 una casa diabolica, invece questa era una delle chiese, uno dei luoghi di Londra che erano sopravvissuti. Allora, quindi parlo di Shakespeare. Ci sono diversi riferimenti a Gerusalemme di Shakespeare, ma uno, quello che ci colpisce di più, perché ha poi un impatto anche sulla letteratura, come quello che diventa la lingua inglese, la lingua letteralmente franca di oggi. E si trova nella fine del Enrico IV di Gerusalemme. Allora, così sembra, almeno Shakespeare dice questo, che qualcuno l'aveva profetizzato a Enrico IV, che tu non vedrai la morte finché non arrivi a Gerusalemme. E lui questo, pensava di andare in crociata, però non ci riusciva. Ad un certo punto si sente male e chiede, stanno nell'abbazia di Westminster, e dice, ma dove mi trovo, perché mi sento male? Questa scena è bellissima di Shakespeare, e c'è anche il suo figlio, quello che sarà il re, e dice, ma tu ti trovi nella stanza di Gerusalemme centro, la camera di Gerusalemme, cioè questa stanza ancora, dove è affrescato la morte di Enrico IV, che pare che è stata, non è intenzione di Shakespeare, questa parte è successa davvero. Allora lui dice, oh, ho capito, è la mia morte che è arrivata. Allora lui muore lì. E qual è l'importanza di questo? Vediamo che anche loro, anche inglesi, hanno voluto fare che cosa avrebbe come in casa propria, quasi come se, come la gloria di Shekinah, che riposava tra le ali dorate del cherubino, e come se Gerusalemme, in questa enorme pazzia, c'è una stanza che si chiama Gerusalemme. Qual è la cosa più, quello che dicevo, l'impatto di questa stanza, questo nome di Gerusalemme, quando poi dopo la morte di Elisabetta prima, quando viene re Giacomo, che poi commissiona la prima traduzione in inglese, no, mi sembra che fosse la prima anche cronologicamente in tutte le lingue moderne europee, perché c'era la Vulgata latina, però poi forse vado sbagliato, sicuramente questa è la prima inglese, 616.
1611, The King James Bible, che è tuttora, la dedicata di traduzioni, però tuttora King James Bible è quella che si consulta, anch'io quello che è bellissimo. E dove viene fatto? In quella stanza. Questi studiosi, molti ovviamente, la maggior parte sarebbero stati ecclesiastici, e loro si raccolgono in questo Gerusalemme Centro per tradurre King James Version. E l'impatto di questo King James Version ha cambiato anche per un altro, poi parlerò di un'altra cosa e poi capisco. E c'era un mappa che National Geographic ha riprodotto alcuni anni fa, dove fanno tutta una cosa di proprio versetto per versetto, come la lingua in cui l'hanno tradotto le Sacre Scritture, come ha cambiato la lingua che io uso con tutto il mondo in mano. E questo è stato fatto dentro il Gerusalemme Centro, non in qualche altro, proprio lì. Infatti non è stata una parola di quello, era proprio lì, non si poteva scrivere fuori. Tutto doveva essere in Gerusalemme Centro, a casa di Gerusalemme. E stiamo parlando di Gerusalemme, questa è l'ultima cosa che dico. Ritorno al, un po', stavo parlando con Don Vincenzo l'altro giorno, la prima scrittrice a cui fu assegnata il premio Nobel, la Selma Lagerlöf. Lei, molti forse lo sa, Vincenzo mi diceva i miracoli del Cristo che ha ambientato a Sicilia, però lei ha scritto anche due enormi volumi, insieme sono quasi un po' meno di 1000 pagine, che appunto si chiama. Questo libro perché si chiama così? Perché è basato, ispirato da un fatto di cronaca che nel 896 vide la quasi totalità degli abitanti del paesino svedese di Nas, quindi è una cosa che è davvero successo, abbandonare case e campi per andare a Gerusalemme per attendere il secondo avvento, che ovviamente non accade in periodo. Quindi, loro poi quando sono arrivati in Gerusalemme trovarono riparo presso la colonia americana. La moglie del fondatore di questa colonia era un'amica della Lagerlöf, che era una regina, quindi siamo tutti in ambito norvegese, che le fornì delle notizie interne su cui poi lei ha elaborato magistralmente l'urto di questa follia romantica, escatologica di questi rustici svedesi con la realtà cruda del quotidiano. Io mi fermerei qua. Grazie davvero a Olaf di averci parlato di Sant'Olaf, per cui io ero venuto con l'idea di entrare in Gerusalemme in qualche modo, no? Invece lui ci ha portati nel profondo nord, però con un'esperienza unica, direi, perché sicuramente sono luoghi e situazioni di cui difficilmente sentiamo parlare. Ora, per rompere un po' quello che può essere anche il peso di affrontare certi argomenti, intanto io saluto Sua Eminenza perché vedo che sta andando, ma sappiamo benissimo quali sono i suoi impegni, per cui grazie davvero di essere stato con noi. Un intervento musicale importante per distendere un pochino i nervi, diciamo così, no? Per rilassare la mente, perché la musica comunque è un linguaggio universale che ci prende tutti, sempre. A intrattenerci sarà il maestro Francesco Galli, un organista e compositore senese che ha fondato il coro polifonico senese, ha composto tra l'altro su commissione di Gabriele Lavia le musiche per l'Avaro di Molière e ha al suo attivo una ricca attività concertistica e molte composizioni di carattere religioso e profano. Ora si farà ascoltare un brano musicale per organo dalla creazione del 2006, Il Sole.
ringraziamo il maestro Galli. E nel frattempo si è raggiunto, nonostante il traffico autostradale da Carpi, il dottor Brunetto Salvarani. È un teologo saggista, uno dei maggiori esperti del dialogo interreligioso e docente presso la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Tra le sue pubblicazioni, Senza Chiesa e Senza Dio, presente e futuro dell'Occidente postcristiano. È già in postazione e io lascio direttamente a lui la parola. So che ci introdurrà al libro di Zaffiro di Gilbert Sinouet. Almeno la copertina c'è, cioè, di qualche anno fa. Se prende per andare seduto? No, adesso. Anche perché sono stato seduto parecchio, devo dire. Ma nessun dramma. Buona giornata a tutte e tutti, grazie per la presenza, veramente sono molto felice, di solito non si dice un po' di drammatica, ma stavolta è anche vero. Essere qui sia per la stima che ho nei confronti di Don Vincenzo, sia perché siamo in un luogo bello e abbiamo sempre molto bisogno di bellezza, e perché parlare di Gerusalemme è qualcosa di importante, anche se difficile, come vedremo, credo, in tutta questa mattina. Gerusalemme, che noi vorremmo apparisse secondo l'immagine di Dio, la città della pace, è nella sua odierna realtà una continua provocazione per la coscienza cristiana. Le provocazioni sono diverse e se noi abbiamo la pazienza di coglierle, vediamo che si spingono sino al livello più profondo della coscienza, mettendo a nudo i fondamenti della nostra educazione religiosa. Così si esprimeva Renzo Fabris un po' di anni fa, un laico molto attento al lavoro che il Concilio Vaticano II ha dedicato alle relazioni tra ebrei e cristiani, in particolare quel quarto paragrafo della dichiarazione nostra tale, che ne è un po' il fondamento moderno. Ecco, ma per parlare di questo libro, di cui ho fatto vedere la copertina, parto da due premesse. Sono altrettante citazioni di letterati illustri che mi sembrano utili per orientare questa riflessione. La prima la trago da Italo Calvino, così lo omaggio anche nel centenario della sua nascita, Le città invisibili, un dialogo fra Marco Polo, che parla per primo Blake Kahn. Anche le città credono d'essere opera della mente o del caso, ma nell'una e nell'altro bastano a tener su le loro mura. Una città non gode le sette o le 70 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda, o la domanda che ti pone obbligandoti a rispondere, come Tebe per bocca della sfida. E indubbiamente Gerusalemme ne provoca tante di domani. L'altra è una storiella fulminante che ho trovato in un libro di Amos Oz, un grande scrittore israeliano, dal titolo Contro il fanatismo, ed è forse la storiella definitiva per certi versi, però dopo però dico qualcosa d'altro. Ora mi torna in mente una vecchia storiella uno dei personaggi, ovviamente siamo in Gerusalemme, dove se no, è seduto in un piccolo caffè e c'è una persona anziana seduta vicino a lui, e così due cominciano a chiacchierare e poi salta fuori che il vecchio niente meno è Dio in persona. D'accordo, il personaggio non ci crede subito, però grazie ad alcuni indizi si convince che è seduto al tavolino con Dio e ha una domanda da fare, ovviamente molto e ovviamente me la fa, ne approfitta, quella che probabilmente un po' tutti non vogliono fare. Caro Dio, per favore, dimmi una volta per tutte, chi possiede la vera fede? I cattolici o i protestanti?
o forse gli ebrei, o magari i musulmani, chi possiede la vera fede. Allora Dio in questa storia risponde: a dirti la verità, figlio mio, io non sono religioso, non lo sono mai stato, e a dirla tutta, la religione nemmeno mi interessa. Ecco, un Dio poco religioso che così ci libera da una serie di problematiche che probabilmente ci siamo costruiti. E però adesso finalmente facciamo la conoscenza con il nostro Gilbert Simouet, scrittore francese nato al Cairo e autore di questo libro che mi servirà per riflettere un po' più, in maniera più vasta. Occorre a volte un'esistenza intera per approfondire un sentimento, per prendere coscienza di tutta la ricchezza contenuta nel cuore dell'altro. Capita tuttavia che si brucino le tappe. Ecco, così si esprime Gilbert Simouet. E sono parole che esprimono anche qualcosa del mio stato d'animo e anche del mio disagio che confesso di fronte alla città di Gerusalemme. Sono parole appunto contenute dal libro di Zaffiro, un romanzo dedicato alla Spagna medievale, in cui le tre religioni cosiddette monoteistiche, insomma, ci piace definirli così, e va bene pure religione del libro, quella Spagna in cui per alcuni secoli queste religioni hanno vissuto insieme con discreta tranquillità. Ecco la trama del romanzo, che non scriveremo, ma almeno impariamo di cosa. Proprio mentre l'Inquisizione sta per confiscare la parola divina e farne dono a Isabella la Castiglia, Isabella la Cattolica, ponendo fine a un'epoca di sostanziale tolleranza, siamo nel 1487, quindi pochi anni dal fatidico, per molti motivi, 1492, la volontà di un defunto pone l'uno di fronte all'altro tre uomini, emblematicamente un anziano rabbino ebreo, Ezra, un giovane frate francescano, Vargas, e uno scelto musulmano di mezza età, Ibn Salam. È stato un certo Aben Baruel, amico comune di tutti i tre protagonisti, inviare a ciascuno di loro un pezzettino, una porzione del messaggio indispensabile per trovare questo fantomatico e meraviglioso libro, il libro di Zaffiro, che sarebbe stato inciso direttamente nella mano di Dio, appunto su una tavoletta di Zaffiro. Dopo aver potuto leggere, egli aveva rinvenuto la verità su tutto ciò cui l'uomo cerca di dare risposta, se gli esiste, di formare così via. Però Aben Baruel, per essersi cambiato d'abito un giorno di Shabbat, quindi avendo contravvenuto le regole dello Shabbat, del sabato, è stato bruciato sulla pubblica piazza, affrontato il rogo a testa alta con il volto illuminato da un sorriso rivolto nonostante tutto al mondo. Ecco allora che rimangono questi tre uomini. Scrive l'autore Simone: volto verso la mente, l'arabo era prostrato su un piccolo tappeto di seta, a piedi nudi, la fronte poggiata sulla terra. Alla sua destra il cranio coperto da una kippa, le spalle da uno scialle in seta bianca, la fronte e il braccio sinistro ornati da curiosi astucci di cuoio nero trattenuti da strisce. Il rabbino stava in piedi, volto verso Gerusalemme, tra i due uomini, frate Vargas, un rosario a voce bassa. Questi tre individui sarebbero dunque folli? Ecco, fin dal loro primo incontro, i tre si erano sentiti legati da questo enigma biblico, dalla comune ricerca del libro di Zaffiro, e soprattutto avevano
sentito che ciascuno deteneva, ciascuno di loro deteneva un frammento di messaggio, che era però un messaggio incompleto, e ognuno di loro sapeva di non poterlo decifrare senza l'aiuto dell'altro. Eruditi, asceti, solitari, immersi nelle loro tradizioni, essi si fanno consapevoli di non avere accesso a ciò che cercano da sempre se non si dimostreranno capaci di lavorare all'unisono, scrive l'autore, come le dita di una mano. Se non riusciranno a mettere in prospettiva le loro tre fedi monoteiste alla luce dell'unità da cui traggono origine, quel Dio uno pregato da tanto tempo in quella terra. Tuttavia, tutto si volge in tragedia perché, come sempre, il potere politico, religioso e istituzionale vede e diffida. La parola di Dio è sicuramente rivelata nel libro di Zanfiro, questo nocciolo duro della verità che le fonde, non sarebbe la loro più straordinaria e terribile antagonista. Ciò che affascina in questa parabola ambientata nella Spagna, cioè in Safarad, cioè in Occidente, è il senso della direzione che essa svolge, poggia allo sguardo, l'intuizione che l'enigma rivelato insieme nascosto nel libro può essere svelato solo volgendosi verso l'Oriente, questo è il riferimento biblico ritenuto, e in Oriente verso Gerusalemme, luogo dell'origine, o meglio il luogo in cui l'essere origine si fa parola, si fa davare, secondo la tradizione ebraica, si fa logos, secondo quella neotestamentale. E così i tre arrivano a comprendere che il fine del loro viaggio non è altro che il viaggio stesso, come dice il poeta spagnolo Machado, camminando. Ecco, in questa luce mi ha colpito questo libro, perché ribadisce da una parte che sia Gerusalemme è l'obelico cruciante del mondo, perché è l'obelico delle tensioni d'origine, perché è proprio il suo corpo di carne come città terrena e allo stesso tempo città santa, non c'è dubbio, ma anche modo politico e anche sogno utopico. È città una in quanto Dio uno attraverso di essi si è fatto parola, e così dal suo grembo materno tutti vengono generati, ebrei, cristiani, musulmani, possono tutti cantare a nome per conto dell'umanità intera il Salmo 87. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essi sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salvo. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, da costui e nato, e danzando canteranno solo in te tutte le mie sorgenti. Ecco, storia, simbolo e mito a Gerusalemme si annodano in modo indissolubile. Ma ecco il dramma: quel Dio biblico che è loro comune si manifesta nella parola come l'essere, l'origine di ciò che è, come dice Genesi 1 evidentemente, e anche Esodo 3, quando Mosè chiede il nome di Dio a Dio stesso. E parlare significa quindi mettere in evidenza uno scarto abissale tra l'essere e tutto ciò che pretende o è, tutto ciò che è o pretende di essere. Il fatto è che nessun essere umano è il tutto dell'essere, anche se ciascuno ne partecipa con una piccola parte, e ne partecipa soprattutto attraverso la condivisione. Ecco allora il dramma che esemplare per l'umanità. A Gerusalemme l'origine si manifesta nella parola, e i molti che sono generati da essere
non possono sentirsene proprietari esclusivi, ed è quello che avviene. Giudei, cristiani e musulmani, anche se vivono la connotazione religiosa, nel momento della prova si trovano ossessionati dalla loro legge, perseguitati in qualche modo da essi. Ecco, a Gerusalemme si dice spesso che le pietre cantano, fornendoci le pietre parlano, una volta cantano, fornendoci una lettura della storia e ce l'ho detto. Nella loro esteriorità affascinante portano un segno del conflitto e della divisione. Eppure a chi sa sostare e ascoltare la voce di un sottile silenzio, popolo che davanti a Ka, primo re 19-12, essi mostra una città profonda, sotto il segno del paradosso, perché ciò che si vede si dà a udire, sotto il segno del paradosso, perché in essa non si dà a vedere, nella stupefacente diversità delle lingue, dei costumi, dei modi di vita. Però attenzione, questa città più profonda, secondo il narratore, non è un altro Gerusalemme, questo è il nodo cruciale, e neanche quella celeste dell'Apocalisse di Giovanni è un'altra Gerusalemme, è una Gerusalemme non terrestre, è un'altra, ma è quella Gerusalemme. Ma una Gerusalemme è altra nella misura in cui lascia Gerusalemme come axis mundi, come asse del mondo, che diventa il luogo di apertura che permette la comunicazione, il passaggio verso l'altro, maiuscolo, che spinge verso l'altro, minuscolo, in un gesto di accoglienza, in un gesto di ospitalità. In questo senso, Gerusalemme nel suo corpo lacerato e sofferente continua a portare avanti sulle fragili spalle di uomini, donne, ebrei, cristiani e musulmani, una storia della speranza nonostante tutto, perché storia della promessa inaugurata dalla voce che ha chiamato a uscire dalla sua terra, Abramo, Genesi 12:1. Quando questo si realizza anche solo per frammenti di giustizia e di conciliazione, tutta la storia umana ne subisce il benefico contatto, a condizione che le tre famiglie religiose che risiedono non tolgono la possibilità di volgersi verso uno che è altro per tutto ciò che noi possiamo concepire e percepire di lui. Purché queste tre famiglie, pur lavorando all'interno delle proprie tradizioni, facciano di Gerusalemme città delle porte, il luogo di passaggio dal mondo verso l'altro. Ecco, per chiudere, la benedizione di Dio si riversa sui popoli per conservarli come tali nella loro varietà e peculiarità. Questo è il senso spesso frainteso del racconto della torre di Babele nella Genesi. Ma forse Gerusalemme, nome duale con cui Gerusalemme viene definita nella Bibbia, riuscirà nel suo compito se le tre famiglie che vi abitano tuttora riusciranno a perforare la crosta esterna di Zafiro e nella loro consapevolezza che nessuno lo possiede più di tutto, saranno capaci di superare la tentazione identitaria, quella che oggi purtroppo le religioni sentono così forte, come possesso totale che si chiuderà. Così forse, forse, non sarebbe chiamato ad Abramo, Ibrahim, padre comune, a fare di Gerusalemme il luogo di Gerusalemme, ma piuttosto la riscoperta delle continue mancanze, delle continue e delle comuni ferite, delle comuni fragilità rispetto alla voce dell'oggi. Forse allora la mano si potrà distendere nel gesto di accoglienza e alla fine, a
messaggio che gli ebrei in realtà non hanno fondato Gerusalemme. Né i cristiani hanno diritto su di essa, Cristo, che è un po' musulmano, perché il profeta Muhammad ha vissuto solo con un luogo di passaggio. Un luogo di passaggio. Ivri, una delle etimologie del termine ebreo, è proprio questo, colui che passa. Il destino di Gerusalemme sembra proprio consistere in questo, nel far passare la Gerusalemme dell'alto Gerusalemme dell'altro, e così continua la lunga storia di questa città meravigliosa. E conclude davvero ricordando un grande uomo che a Gerusalemme sceglie di vivere, e non lontano da Gerusalemme ha scelto di fondare una città, un villaggio che sembrava utopico, fondato con un sacco di cari, che ha fondato Lucianova a Salam, cioè l'oasi della pace, da Isaia 32:18. Lo ricordo perché ha intuito che quel villaggio in cui vivono assieme ebrei e palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani, agnostici, buddisti, tutto, poteva mandare un segnale forte nel quadro del conflitto israelo-palestinese, loro come sapete sanguinante, puntando proprio su questa dimensione della fragilità del silenzio e dell'assenza. E allora, quando ha immaginato quale luogo di culto in questo villaggio che esiste, è nato dal 1972, ha pensato non a una chiesa, a una sinagoga, a una moschea, e neanche sarebbe stata una bella idea, la prima che avrei avuto, in un luogo dove in uno spazio ci fosse uno spazio per gli ebrei, uno spazio per i musulmani, uno spazio per i cristiani, ma ha pensato a un silenzio, ha letto e pregato il Salmo 65 e ha letto per te il silenzio e l'onde, o Dio. E allora, oggi non c'è una chiesa, non c'è una moschea, non c'è una sinagoga, ma c'è il luogo del silenzio, c'è Dunia Sakina, Dunia in ebraico, Sakina in arabo. Però è proprio quello il luogo dell'accoglienza a tutti. Non c'è bisogno di segni particolari, lì non ce ne sono, perché Dio abbraccia tutti e tutti, inshallah. Grazie. Grazie a lei, davvero. E siamo partiti dall'India passando per Roma, ora siamo scesi in Emilia Romagna e veniamo un po' a casa nostra, quindi quello che ci intratterrà tra poco è un fiorentino, il dottor Renato Burigana, molti di noi lo conoscono sicuramente, è un giornalista, è un teologo, docente della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale. È stato addetto stampa del Cardinale Piovanelli e del Sindaco di Firenze Primicerio, e tra le sue pubblicazioni ricordiamo Narrare la Fede. Io lo invito, ci intratterrà sul tema Gerusalemme nella fatica delle parole, e lasciamo lui la parola. In fondo ci sentite? Bene? Bene. Allora, cercherò anche di parlare un pochino più forte e anche un po' meno, così siamo a posto. La prima cosa però mi fate ringraziare Don Vincenzo, perché ha messo in piedi questa mattinata, che è una mattinata molto bella, perché ci permette di provare a riflettere su Gerusalemme, sulla parola e anche sul nostro cammino. Mi permettete anche di salutare Antonio Lovascio, che è tranquillamente in seconda fila, e che il lavoro che fa è fondamentale per quello che andiamo a dire. Allora, prima il moderatore ci invitava ad andare a Gerusalemme, io proverò a dire essenzialmente due cose. Qualcosa su Gerusalemme
E poi qualcosa sulla fatica delle parole che si fa oggi. E per far questo utilizzo tre scrittori ebrei. Oz e sua figlia, Yeshua, Abraham Yeshua e David Grossman, che dei tre è l'unico ancora vivente. Prima cosa, Gerusalemme. Il cardinale, secondo me, stamattina ha inquadrato benissimo la città e questo dialogo che c'è fra le questioni che esistono oggi a Gerusalemme. Ora, io vi inizio leggendovi, abbiamo già citato diversi salmi stamattina, io cito il Salmo 122, perché chi di voi è mai andato in pellegrinaggio a Gerusalemme, se lo sarà sentito leggere sul pullman al momento di entrare e arrivare in città, sia che si arrivi da Nazareth, sia che si arrivi da Gerico, e quindi si abbia quell'immagine alla fine del tunnel della spianata delle moschee e della cupola di Omar, la cupola d'Oro, sia che si arrivi dalla strada da Betlemme, dove a un certo punto, quando si arriva quasi alle mura, sulla sinistra c'è quel meraviglioso mulino portato da uno dei primi ebrei olandesi, giustamente andando a vivere a Gerusalemme, si è preso il mulino a casa sua, se l'è smontato e se l'è portato tranquillamente lì. Il Salmo 122 dice così: canto delle salite, canto di Davide. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta, e là salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. Ora, se vi capita, se avete per le mani in casa, andate a leggere il commento che fa a questo brano il cardinale Ravasi. Gerusalemme è una città complessa, è una città, per chi di voi c'è stato, che ha una luce meravigliosa, unica, è una città che ha pietre bianche tipo queste, è una città dove provano a dialogare le tre religioni, come diceva Salvanani nel libro, le tre religioni monoteiste. Per quel che riguarda i cristiani, grande impulso a questo dialogo ci è venuto dal Concilio Vaticano II. Tra l'altro, qui siamo in una chiesa fiorentina molto bella. Prima ero seduto, sono arrivato un po' in anticipo, e mi guardavo questa meravigliosa vela che prende il vento e spinge la chiesa. Fuori, sul prato, se uno lascia un attimo stare le costruzioni e l'autostrada, ci sono gli ulivi. Gerusalemme è piena di ulivi, non solo il Monte degli Ulivi, ma se voi scendete a Getsemani, ci sono
degli ulivi non potati, millenari, di millenari, lasciate stare, però ci sono ulivi non potati. Se percorrete la strada, magari a piedi, quella vecchia, prima del checkpoint, che vi porta a Betlemme, vi trovate a camminare in mezzo agli ulivi. L'ulivo è un albero simbolo per tante cose. E il bianco, cioè la pietra, di questa chiesa, ci deve sviluppare un po' la fantasia stamane di essere un po' a Firenze. Ora il sindaco di Campi è andato via, per me qui siamo a Firenze, perché il diocesi di Firenze vale più la diocesi del comune, e comunque siamo a Firenze, e immaginare di essere, chiudendo gli occhi, quindi se qualcuno di voi li chiude io non mi offendo, l'idea che sta dormendo non mi preoccupo, lo faccia pure, l'idea di essere, diciamo, a Gerusalemme, soprattutto per chi c'è stato. Dio parla agli uomini, e lo ha fatto in quella terra, come ad amici. Dio parla agli uomini come ad amici. Ora io avevo una serie di citazioni che però vi risparmio, vista anche l'ora, però almeno andate a riguardarvi l'attacco della Dei Verbo, la Costituzione del Vaticano II sulla parola di Dio, perché si parte proprio da lì. Noi, i cristiani cattolici in questo caso, quindi una piccola parte di tutte queste grandi religioni che dialogano, devono partire proprio da lì, dal fatto che Dio parla agli uomini come ad amici. E si cita quel bellissimo brano di Esodo 33:11. Il Signore parlava a Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. Se ve lo leggete in ebraico, c'è proprio questa familiarità, come parliamo noi oggi. Dio parla agli uomini come parlano due uomini che si incontrano. Qui usiamo il termine uomo sempre in ebraico, quindi contiene sia l'uomo che la donna, così non è che le donne si devono offendere, insomma. E questo è il punto di partenza. Ora, per farmi guidare di questo, però dimmi appena sono i 20 minuti, guidarmi in questo, io mi sono aiutato con questi tre grandi scrittori ebrei, che hanno scritto moltissimo, decine di romanzi, decine di saggi, centinaia di articoli per ciascuno, non sommandoli tutti e tre. Hanno fatto una grande fatica a usare queste parole. C'è una riflessione che fa Grossman, scusate, su questa fatica, che vorrei leggere. Gli scrittori pensano di poter contribuire a cambiare il mondo più di quanto in effetti avvenga in realtà. Se le parole bastassero, il mondo sarebbe molto meglio di com'è. Eppure io credo che molto lentamente le parole si scavino una strada, liberino i cuori, perché danno nuove formulazioni ai pensieri, aprono cancelli degli slogan che rinchiudono la gente nel pregiudizio, nei comportamenti obbligati. Dobbiamo uccidere o essere uccisi. Le parole sono idee e, come un processo educativo, riescono in qualche modo a cambiare la gente, perché sono nuove formulazioni. Le parole integre mostrano anche tra i nemici, ci sono diverse sfumature, che fra i nemici ci sono diverse sfumature. Che uscire dai cliché del governo e della stampa ci fa sentire tutti meno vittime e ci permette di prendere in considerazione altri possibili comportamenti. Questo è David Grossman in una intervista che ha rilasciato recentemente.
Ora io mi sono fatto aiutare, diciamo, in questa riflessione da questi tre autori, che conoscete sicuramente, e chi non li conosce vada a leggersi qualcosa, per tantissimi motivi. Almeno un motivo è questo: sono scrittori ebrei che, come dicono loro stessi, scrivono ovviamente in ebraico, che è una lingua millenaria, che è una lingua molto particolare. Chi di voi ha un po' di familiarità con l'ebraico sa che basta cambiare una singola vocale su un testo e il testo cambia completamente significato. Oz fa per esempio un esempio in questo libro su cambiare la piccola lettera Yod sul Cantico dei Cantici, e cambia il titolo di chi ha scritto il Cantico dei Cantici. Quindi scrivono in ebraico, attingono al patrimonio della Bibbia, scritta in ebraico, quasi tutto l'Antico Testamento, a parte un po' di aramaico, e poi attingono a due grandi altri serbatoi, che sono il Talmud e la Mishnah, e poi ai grandi rabbini, con tantissime storie, come quella che ha citato qualche minuto fa Salvarani. Tutto questo lo trovate nei loro libri. Ti dicono anche: noi facciamo una grande fatica a scrivere, perché cercano di trovare la parola giusta, il luogo giusto per poter narrare il dialogo. Utilizzano grandi tematiche della Bibbia: il dialogo uomo-donna, il dialogo uomo-uomo, sempre in senso maschio-femmina, mi piace, in senso ebraico, perché solo attraverso il dialogo e il confronto io divento una persona. Noi stamane siamo venuti qui, ciascuno di noi tornerà a casa diverso, che lo ammetta o non ammetta, perché abbiamo utilizzato del tempo per parlare fra noi, per ascoltare, per riflettere, per vedere il bello, per ascoltare la bella musica. Ciascuno di noi tornerà a casa diverso. Questo lo sappiamo dalla Bibbia. Chi di voi ha frequentazione con i testi dei rabbini lo sa, dei testi dei rabbini. C'è tutta la tematica familiare nei loro romanzi, perché la famiglia è centrale, la vita nella piccola comunità. Ci sono gli scontri uomo-donna, marito-moglie, due tizi abitualmente grandi, adulti, che si incontrano e si sposano, che sono però completamente diversi e rimangono completamente diversi. E si potrebbe fare tantissimi di questi esempi. 20 minuti. A proposito di storielle, prima ce n'è stata citata una di Hobbes. Se vi capita, Amos Oz e sua figlia Fanny hanno scritto questo volumetto, Gli ebrei e le parole, che come dicono loro è un saggio grezzo per provare a raccontarvi un po' di cose. In realtà, secondo me, questo è una miniera meravigliosa per scoprire non solo di loro due, padre e figlio. Oz, voi sapete che è uno pseudonimo, in realtà Oz vuol dire forza, lui si chiamava in un'altra maniera, come cognome. E non solo a scoprire tantissime cose, ma essere aiutati anche a comprendere la letteratura ebraica, almeno quella contemporanea. Racconta una storia. Oz chiede scusa, e questa storia, dice, la sapete sicuramente, perché poi ci sono delle storie rabbiniche che tutti recitiamo.
e Olsen dice: mi chiedo scusa, la sapete, però io ve la dico lo stesso perché è molto bella. La storia recita così: una nonna ebrea cammina lungo la spiaggia con l'amato nipotino quando un'enorme onda travolge improvvisamente il piccino. Iddio onnipotente, urla la nonna, come puoi farmi una cosa del genere? È tutta una vita che soffro, ma non ho mai perso la fede. Vergognati. Non passa un minuto che un'altra onda anomala riporta il nipotino fra le braccia della nonna, sano e salvo. Caro il Dio onnipotente, dice la nonna, molto gentile da parte tua, certamente, ma dov'è finito il suo berrettino? Ora, questa storia, come anche quella ci stava detta prima, danno l'idea di come la letteratura ebraica, perché se andate a leggere Grossman, Yeshua o anche gli altri, come la letteratura ebraica contemporanea provi a ragionare, a riflettere su Dio in maniera molto diversa da come lo facciamo noi cattolici, cristiani e per certi versi anche come, da come lo fa l'Islam. È un modo diverso di riflettere su Dio. In questo volumetto, naturalmente, Olsen lo dice, noi siamo ebrei laici, quindi attingiamo alla Bibbia, attingiamo a tutta la scuola rabbinica, alla Mishnah, meno al Talmud perché è pieno di norme e quelle ci piacciono poche, dice lui. Però siamo laici, quindi noi non crediamo in Dio, ma non possiamo fare a meno di vedere la fatica che Dio ha fatto per narrarsi e la fatica degli uomini che hanno fatto per comprendere. E in questa fatica è la vita di tutti i giorni. È la vita di tutti i giorni, dice Olsen, non solo per gli ebrei, perché a un certo punto si domanda: chi è un ebreo? Chiunque si trovi ad affrontare la domanda chi è un ebreo, questa è la nostra personale definizione. Ogni essere umano così pazzo da chiamarsi ebreo è un ebreo. Sarà un buon ebreo o un cattivo ebreo? Questo tocca dirlo al prossimo ebreo. È uno stile narrativo molto particolare che ci fa però riflettere molto sulla contemporaneità della storia. Guardate, loro si sono impegnati anche molto, tutti e tre, su quella che è la situazione contemporanea di Israele. E quindi spesso sono andati sia negli insediamenti ebraici a cercare di riflettere sulla importanza della parola e sull'importanza del dialogo. Hanno dialogato spesso con la realtà palestinese e ovviamente con il mondo islamico. Ritengono che i cristiani siano fondamentali in Terra Santa, perché i cristiani sono facitori di pace, i cristiani sono facitori di dialogo. Ci sono moltissime interviste che potete trovare anche solo andando sui motori di ricerca, dove loro asseriscono tutta l'importanza che attribuiscono ai cristiani per il dialogo. E anche sulla necessità, ovviamente, per tutti e tre
di conoscere il Nuovo Testamento, di conoscere ciò che ha detto, ha insegnato Gesù. Ci sono dei passaggi molto belli in questo, nella loro letteratura, legati per esempio a quel passaggio del Vangelo dove Gesù mette al centro dei bambini. Nel mondo ebraico i bambini fanno le domande, ma i bambini sono colti, perché nei loro romanzi troverete tutta la fatica che viene fatta per insegnare ai bambini a leggere, a scrivere la cultura. Time loss? Quasi. Secondo me è qualcosa che noi dobbiamo fare. Guardate, c'è un'intervista di Yeshua in cui espressamente invitato a commentare la visita del Papa in Terra Santa. Voi sapete, la Terra Santa è uno dei pochi luoghi al mondo con Fatima e con le Nazioni Unite che hanno visto la visita degli ultimi papi. Ha cominciato Paolo VI nel 64 in pieno concilio. Se vi capita quel libricino piccolino che scrisse un francescano della custodia della Santa, andatelo a leggere perché è bellissimo. Perché fu il primo papa, primo vescovo di Roma che tornava in Terra Santa dai tempi di San Pietro. Per chi di voi conosce un po' Gerusalemme, i confini erano completamente diversi. Il papa arrivò in Giordania, Gerusalemme era ancora il territorio della Giordania. Arrivò alla porta di Damasco, il Papa venne fatto entrare alla porta di Damasco, perché alla porta di Damasco, al Santo Sepolcro, abitualmente ci si mette 5 minuti. Il Papa ci mise quasi 3 ore e mezzo, nessuno aspettava quella folla. Stessa cosa, andatevi a leggere e a vedere le immagini di quando il Papa ritorna a Roma. Non è mai successo che dall'aeroporto di Fiumicino a Città del Vaticano, per tutto quel vialone che c'è che porta all'autostrada, che non è né corto né piccolo, c'erano centinaia di migliaia di romani ad accogliere il Papa rientro. E il Papa si rende conto, lo dice dopo 2 giorni ai cardinali, si rende conto di quello che ha fatto, non solo l'incontro di Atenagora, ma quello che ha fatto, diciamo, ritornando nella terra di Gesù. Tutti i papi ci sono, a parte Giovanni Paolo I, non c'è avuto il tempo, ma insomma gli altri papi sono tutti ritornati. E dice Yeshua, credo che la missione più importante del pontefice in questo viaggio sia rafforzare lo spirito di comunità cristiana locale. Oggi i cristiani qui si trovano stretti fra due fuochi e due fondamentalismi. Da un lato quello islamico, dall'altro quello ebraico. È una gran parte dei cristiani, che sono soprattutto palestinesi, sono costretti alla migrazione al di fuori della loro patria. Questa è una riflessione fatta da Yeshua che mi sembrava importante. Io credo che debba finire, purtroppo sì, devo finire. E allora finisco con una riflessione ancora di Amos, sull'importanza delle parole. E soprattutto delle parole pubblicate. Qualcuno di noi prova anche a scrivere libri ogni tanto, e ogni volta che scrivi un libro fa una grande fatica, e poi speri che qualcuno lo legga. Ma perché? Non per la fatica che hai fatto, nemmeno per le royalty che ti arrivano, ma perché quando fai una riflessione e la scrivi e qualcuno la stampa, è una riflessione che rimane. E Ozio lo dice, la parola pubblicata, ora lui lo dice, spero lo dice per lui, non per me, ma è eterna, e quindi sta lì, sta sul foglio, e ciascuno è chiamato poi a fare la fatica di leggere, di rifletterci, di scrivere anche lui e andare avanti. È così che cammina l'umanità, è così che camminiamo anche noi. Grazie mille. Siamo noi che dobbiamo ringraziare, ovviamente, purtroppo il tempo è quello che è, quindi dobbiamo limitarci, però sarebbe bello poter continuare a riflettere su questi discorsi.
ha detto una cosa che mi ha colpito prima e a cui stavo pensando da un po'. Sicuramente dopo questa mattinata saremo un po' diversi. Io sono sicuro che da questa mattina in poi, quando sentiremo citare Gerusalemme, sia nei telegiornali o nei notiziari, magari con notizie brutte, sia magari leggendo i Salmi, quella parola, quella città ci dirà qualcosa di diverso. Di questo sono assolutamente certo. Ecco, a questo punto passiamo, diciamo, all'ultimo intervento, prima di rigoderci della bella musica. Presentare il prossimo relatore mi sembra quasi scontato, no? Perché Don Vincenzo, chi non lo conosce in questa chiesa, cioè è rettore di questa chiesa, è l'organizzatore di questo convegno, è mille cose che ci metterei tanto a dire, per cui non dico nulla. Giuseppe mi ha invitato. Bene, grazie. Intanto, prima di dire qualche cosa, volevo ringraziare il cardinale che è venuto, ci ha dato un saluto. Volevo ringraziare il sindaco di Campi Bisenzio, che è andato via anche lui, ma è importante, ecco, la presenza, esserci, no? E ringraziare i relatori, gli amici, no? Ecco, che sono stati e sono qui con noi, e tutti voi, e per quello che abbiamo fatto e facciamo in questo momento, e la presenza nostra numerosa più o meno, ma ha importanza relativamente. È molto importante comunicare, il dire, il dare anche qualche cosa, come si diceva, saremo un po' diversi proprio perché quando sentiremo parlare di Gerusalemme, allora un po' ci ricorderemo di qualche cosa di importante. Io, ascoltando Renato, ecco, così avevo paura, perché dico, mi invade il mio campo, invade il mio campo. Quando ho sentito che parlava di Amos Oz, di Grossman, di Joshua, allora dico, ma anch'io devo parlare di quello, no? Però intelligentemente ha sfiorato, ha strisciato, diciamo così, la notizia, e quindi ha parlato di altro. Evito alcune cose da dire un po', ecco, che avevo preparato, proprio per soffermarmi un po' anche su questi tre scrittori, che sono premio Nobel per la letteratura e sono tra i più grandi scrittori viventi o morti da pochi anni della letteratura anche mondiale. Prima di questo volevo leggere una frase che io ho messo qui nella locandina di Franco Cardini, che dice così: Gerusalemme è la nostra, non so se l'avete letto, magari la fretta non è, però la leggo proprio perché io l'ho preso dal suo libro su Gerusalemme. Gerusalemme è la nostra avventura interiore, il nostro eterno viaggio, la nostra vera crociata e la conquista di un senso da dare alla vita. Questa è la Gerusalemme della quale abbiamo bisogno, alla quale aspiriamo. E poi continua con altre considerazioni. E io, per questo nostro convenire, avevo chiamato anche lui, ma era impossibilitato a partecipare, e avrebbe dato esperienza un po' della sua, non solo del suo libro, ma anche di altre considerazioni. E parlando di Gerusalemme, abbiamo sentito parlare, noi lo citiamo nei Salmi, quasi ogni giorno noi parliamo di Gerusalemme, i Salmi, nella Messa, nei Vespri, nel Corpieta, si parla sempre di Gerusalemme. Ma ecco, che cosa un po' ecco vogliamo dire? Noi vorremmo cercare, prendo in prestito una frase, un romanzo italiano, vorremmo cercare l'anima segreta di una città, di una città. Ecco, dice
Alberto Savinio, questo scrittore, io cerco l'anima segreta delle cose e per trovarla sono costretto molte volte a guardare dietro la loro facciata, consunta dall'uso e divenuta irriconoscibile. Ascolto il tuo cuore in città. Ecco, questo è il titolo anche del romanzo di Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore in città. È un titolo, è una considerazione che vale per tutte le città. Ogni città ha il suo cuore, no? Ma in modo particolare per Gerusalemme, che è la città sacra e laica, come sappiamo, anche alcuni di questi scrittori nati a Gerusalemme, magari volutamente, si sono allontanati dalla città per non essere sovrastati dalla sacralità appunto di questa città di Gerusalemme. E introducendo un po' questi tre grandi scrittori, mi viene in mente prima Chesterton, il grande scrittore inglese, il quale oltre a scrivere tanti romanzi, ne scrisse uno, La Nuova Gerusalemme, Viaggio in Terra Santa, del 1919. È uno scrittore appunto che dopo essere stato appunto a Gerusalemme fa delle considerazioni dicendo Gerusalemme, tra l'altro scrive, e siamo nel 1919, quindi dimentichiamo quello che è successo dopo, Gerusalemme è una piccola città con grandi idee, mentre la città moderna è una grande città, ma piena di piccole idee. Tutte le forze più importanti e interessanti della storia sono qui riunite nello spazio di un villaggio tranquillo. Qui la vita quotidiana è intensa ed entusiasmante, non per le fazioni che combattono, ma piuttosto per il fatto che non combattono. Ecco, ripeto, eravamo nel 1919, in tempi magari meno turbolenti e meno drammatici di quelli che poi avremmo visto in un secondo momento. Ma andando a questa triade di scrittori, io mi soffermo brevissimamente proprio su un romanzo che è pubblicato e ristampato tanto, Il responsabile delle risorse umane, appunto Yehoshua, è intitolato così, Il responsabile delle risorse umane, e ogni fabbrica, ogni ente, ogni grande ente ha un responsabile delle risorse umane. E così lui dice, pubblicato nel 2004, che cosa narra? In un attentato avvenuto a Gerusalemme, per accidenti diremmo noi così, e muore anche una donna straniera. Questa donna straniera, questa ragazza, faceva le pulizie in una grande fabbrica di pane, una panetteria, ma è molto grande allora, ma nessuno nell'azienda si accorse che questa donna mancava. Dopo un giorno, due giorni, nessuno sapeva, si interessava se era viva, se era morta, perché non c'era, tutto come prima. Un giornalista, venuto a sapere però di tutto questo, imbastisce uno scandalo e denuncia l'azienda per mancanza di umanità. Il titolare allora dell'azienda, per scolparsi, poi invita a prendere contatti con i familiari e portare il cadavere della donna nel paese di origine. Il responsabile delle risorse umane fa tutto questo. Inizia così un viaggio con i familiari e inizia così un viaggio all'interno della vita della città e dell'isola originaria in cui era nata questa donna. E appunto, e poi ritorno anche a Gerusalemme.
il responsabile delle risorse umane, un po', ecco, prende, appunto, va in questa città e sa, chiede un po' all'improvviso la madre di questa ragazza di riportare la salma a Gerusalemme, non nell'isola dove rimane. Il responsabile delle risorse umane accetta ben volentieri, lo fa non per un dovere, ma per un atto di generosità e di ringraziamento verso gli abitanti dell'isola che l'avevano accolto con grande umanità, con grande gentilezza. È stato testimone della laicità e dell'indifferenza della città, ma anche della generosità e dell'umanità degli abitanti dell'isola. E tanto gli bastava per riportare a tutti i costi la salma della donna e sua madre viva a Gerusalemme. È un fatto, diremmo così, un po' di cronaca, ma lo scrittore non è un giornalista, ma lo scrittore aggiunge qualche cosa in più. Per cui in tutto questo fa vedere il doppio aspetto di Gerusalemme, la sacralità ma anche l'indifferenza, ma anche un mondo meno votato appunto all'altro, meno votato alla generosità. Sono tre scrittori che in genere scrivono i loro romanzi tenendo conto della grande sacralità ma anche dell'umanità, e vedono Gerusalemme come una qualsiasi delle grandi città del mondo in cui c'è la violenza o la droga o altro, diremmo noi così, vanno e cercano di andare nei sotterranei di una storia di una grande città. Mentre Amos Oz, appunto, ecco, che citava appunto Renato, ci ha lasciato dei romanzi duri, forti, pesanti, no? Bisogna leggerli pagina dopo pagina, e si inseriscono nel pieno della vita attuale, moderna, pacifica o tragica di Gerusalemme. Uno di questi romanzi, giustamente diceva, hanno scritto tanti romanzi, no? Ma uno solo, è Il mio Michele, è un romanzo del 1968, quindi un periodo molto duro, molto drammatico e violento, e corre sul filo di una narrazione al femminile, e Anna, a narrare la sua storia matrimoniale con Michael Michele, ha pagine molto belle e delicate, che colgono sfumature e delicatezze sullo sfondo di una Gerusalemme su cui incombe lo spettro della guerra, terminata da poco, ma sempre in agguato. Lei, Anna, appunto, si presenta e presenta tutta la storia che sta alle sue spalle di Michael e della città. Dice in prima persona: scrivo questa storia perché le persone che ho amato sono morte. Scrivo questa storia perché quando ero giovane avevo una grande capacità di amare, e ora questa capacità di amare sta morendo. Ma io non voglio morire, ho 30 anni e sono sposata. Alle loro spalle ci sta la Gerusalemme, la città che li guarda, li motiva, li condiziona, come una sorta di grande fratello che sta in alto oltre le porte e le colline. Una Gerusalemme che nell'arco di tutta la narrazione, della durata alcuni anni, viene ora osannata, disprezzata, odiata, osservata con sufficienza, con distacco, quasi fosse un'estranea, ma sempre lì, presente e condizionante, fino ad arrivare alla considerazione più amara. Questa non è una città, è lo scrittore che dice, questa non è una città,
è un'illusione. A volte si ha l'impressione che la città non esista, chiusa virgolette, un nichilismo oltre misura che raggiunge ambienti e persone. E di questo noi dovremmo prendere un po' coscienza, perché la visione immediata, spontanea, vede alcune cose. Invece lo sguardo di un poeta o di un santo o di una persona che ha un grande carisma cerca di vedere oltre le nebbie che ci sono per le strade della città, poiché in generale ogni città può essere vista sotto vari aspetti. Lo sguardo di chi è nato in quella città o di chi ci abita è uno sguardo, diremmo così, a volte ironico, oppure si accontenta, sono nato qua, vivo qua, è un po' così. Lo sguardo invece di chi è turista è quello più superficiale. Il turista in un giorno o due vede quello che non esiste. Il turista si fa impressionare, diremmo così, un po' in questo senso, da quello che... Ma poi, se dopo un mese, un anno, ha un'altra visione. Quindi la visione del turista è quella più falsata, in un certo senso. Ma poi c'è la visione dell'architetto, la visione di un ingegnere, ma c'è la visione del poeta, del santo, no? Ecco, questi sono... Questi scrittori, vi parlo, sono poeti, essendo più generico della parola, poiché al di fuori, al di là dei sotterranei della storia di una città, vedono delle cose importanti. E il terzo di questi scrittori è Grossman, e si inserisce in questo filone narrativo legato alla figura dello scrittore profeta. I tre erano o si sentivano in un certo senso scrittori profeti, portavoce delle più profonde esigenze di un popolo. E questo romanzo, che vi dico brevissimamente, un accenno, no? Ecco, di Grossman, si intitola Qualcuno con cui correre. La parola correre, qualcuno, si ripete in certi romanzi dei tre. Del 2001, dice lo scrittore, un cane corre per strada, inseguito da un ragazzo. Una lunga corda l'invisce, si impiglia nelle gambe dei passanti che brontolano, si infuriano. Il ragazzo non fa che mormorare, scusi, scusi, e tra le scuse urla al cane, fermati, fermati. Ma quello prosegue la sua corsa. Ecco, questo è l'attacco di questo romanzo Qualcuno con cui correre. Nonostante i ripetuti richiami del ragazzo, il cane continua la sua corsa per le strade della città, tra vicoli e incroci, non curante del traffico. E il ragazzo dietro a lui, una corsa a due che immette il ragazzo nelle viscere appunto della città come un grembo che li accoglie. Viscere piene di disordini e di drammi, perché, dice lo scrittore, Gerusalemme che raccontiamo non è quella che tutti conoscono, è la Gerusalemme dei senza tetto, dei drogati, ma anche, e questa è l'intuizione del poeta, non del giornalista, e questa è la grande intuizione di Grossman, della grazia, della compassione e della solidarietà. Ecco perché tira fuori dalla sua fantasia un personaggio femminile, Tamar, che riesce a salvare il fratello e Asaf, no? Quindi il fratello e il cane, ma nel frattempo loro fanno questa corsa appunto tra le strade, i vicoli, nelle zone più svariate della città di Gerusalemme, Qualcuno con cui correre, titolo del 2001,
che è ancora attuale. Per concludere, perché anch'io cerco di stare un po' alle righe, citiamo soltanto come nome alcuni scrittori italiani anche che hanno scritto su Gerusalemme, non solo quelli stranieri, e hanno ricreato Gerusalemme nei loro romanzi. Per esempio, andiamo indietro di 100 e più anni, Matilde Serao, no? Che scrisse un libro appunto sulla Terra Santa. Franco Scaglia, morto da alcuni anni, che scrisse 3 romanzi ambientati a Gerusalemme, e, diciamo, con l'appoggio reale e fantastico di padre Piccirillo, era un sacerdote francescano, archeologo, e più grande forse archeologo della Terra Santa, morto alcuni anni fa, e proprio bisogna dare atto a lui che ha fatto tanti scavi e ha scoperto tante cose a Gerusalemme. Quindi Franco Scaglia, Franco Cardini e poi anche altri, anche il Cardinale Martini. Cardinale Martini, dopo aver lasciato Milano come diocesi, è stato diversi anni a Gerusalemme, quindi come habitat, come luogo, non è un luogo da turista, ecco, questo voglio dire, non è un luogo da turismo, ma è un luogo da vivere, è un luogo da costruire, e si vive e si costruisce con la propria sensibilità, ma anche con il retroterra culturale che abbiamo, spirituale, l'Antico Testamento, il Vangelo e la Bibbia in generale, il Nuovo Testamento e tutto ciò che appunto noi sappiamo. E vorrei concludere proponendo una poesia su Gerusalemme di Monsignor Bruno Forte, l'arcivescovo di Chieti, che ha scritto vari libri, tantissimi libri, no? E in uno di questi libri, un libro di poesie soltanto, si esprime così su Gerusalemme. Il titolo è Celestis Urbis Jerusalem, in latino, ma Enzo ce la dice in italiano. Perché il latino sarebbe difficile, più difficile sarebbe in ebraico. Chiaro l'incanto di quella notte di luna, ti raggiunse e bruciò negli occhi del pellegrino l'ultimo inganno dell'attesa, teoria di giorni e di notti, senza fine, struggendosi il cuore di nostalgia di te, Gerusalemme. Ed allorché il canto salì, invocando pace nelle tue mura, si sciolse nell'anima improvvisa l'attesa un altro giorno, dove il tuo splendore non fosse più baciato dalla notte e la luna si radasse dalla luce senza fine, dalle tue porte, Gerusalemme. Volte le spalle alle tue mura, il pellegrino riprese la strada, anelando al tuo volto nascosto, città di pace, dimora dell'Eterno, ultima patria alla sete non spenta dei viandanti del tempo, tu che scendi dall'alto, celeste Gerusalemme. Chiudiamo la mattinata ricevendo un dono, di cui ringrazio il maestro Francesco Galli, perché come compositore si regala la prima esecuzione assoluta di un brano suo, che è il quinto corale del libro terzo dei corali per organo che sta componendo, che è ancora in esecuzione. Quindi intanto lo inviterei a dirci 2 parole sul brano che ci regala, e poi chiaramente lo ascolteremo con attenzione e con gioia. Thank you.
con Letizia, che per diventare poi sorelle, anche insieme, grazie. Questo è molto umano, è assoluto. Ma si sviluppa, si trasforma. Sentite. Thank you.
grazie all'organista Francesco Galli per questo. Io ringrazio in modo particolare i relatori, il professor Monafi, poi Brunetto Salvarani, Renato Burigana. Ringrazio anche Giuseppe che ha sostituito all'ultimo momento Maurizio Scefli, che doveva fare da coordinatore e non è potuto venire. Ringrazio veramente tutti voi per questo bellissimo incontro. Ecco, abbiamo appreso, abbiamo ascoltato tante belle cose su Gerusalemme, che appunto, come dicevo, è un po' la nostra avventura interiore e spirituale. I salmi insegnano. Grazie. Facciamo una foto.